Il vice sindaco di Manciano, nella giornata del 25 aprile, commenta un post che inneggia al fascismo. L'atto ha naturalmente creato un dissenso diffuso. Al quotidiano online, il Giunco.net, una lettrice ha inviato un messaggio in cui si segnalava un post nel quale il vice sindaco Luca Pallini commentava con un grosso sole sorridente l'inno fascista postato da un cittadino privato, nel quale era condiviso anche il video di YouTube di Faccetta Nera con tanto di saluto fascista e mano tesa. Pallini ha chiesto ufficialmente scusa dell'accaduto per chi si è sentito offeso dalla sua risposta al post, scritta con leggerezza: «Sono per la pacificazione nazionale, per la condanna degli estremismi», ha detto. «Solo guardando il passato possiamo volgere lo sguardo verso il futuro». E l'atto del vice sindaco rischia di spaccare la maggioranza del comune dell'entroterra maremmano. A comunicare l'uscita dalla maggioranza del sindaco Mirko Morini è il responsabile del gruppo Eora, Francesco Mazzoli, che ha annunciato come i due assessori di riferimento del gruppo si possono ritenere liberi di fare le loro scelte. Durissimo con Pallini anche il segretario provinciale del PD, Giacomo Termine, che ha commentato: «Non siamo pazienti e non ammettiamo giustificazioni, neppure crediamo all'errore di superficialità addotto da Pallini per la sua esternazione sotto un post che inneggia Mussolini e a quel canto Faccetta Nera che simboleggia un brutto periodo della storia italiana. Non li crediamo, nessun rappresentante della comunità può permettersi di ricordare con orgoglio quel passato. Lo fa per superficialità o ignoranza? Non importa, se vuol professare o sostenere le sue idee neofasciste lo faccia a casa sua, non può farlo in un ruolo pubblico». Se davvero si dice pentito, sostiene ancora Termine, il vice sindaco può fare solo una cosa: dimettersi. Posizione dura anche quella del PC di Grosseto, la cui segreteria ritiene che le scuse immediate di Pallini non siano sufficienti e che il vice sindaco di Manciano deve apertamente dichiarare, oltre alla leggerezza compiuta, la sua condanna al fascismo, il riconoscimento del 25 aprile e il totale rispetto della Costituzione antifascista.